Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Silent Hill 3. Nell'ultima puntata siamo finalmente riusciti ad uscire dal centro commerciale e abbiamo battuto il nostro primo boss, lo Split Worm, o più semplicemente Splithead, come lo chiamano in molti. Perché? Perché, se ci avete fatto caso, era molto molto simile allo stesso primo boss di Silent Hill 1. In quel caso era un enorme cagnone, tipo, però ugualmente con la testa che si apriva in quella maniera lì, uguale, veniva chiamato appunto Splithead. Questo, essendo un vermone, viene chiamato Splitworm, o per la citazione, Splithead. E non è un caso, perché abbiamo visto che tutto sembra specchiare in maniera quasi uguale quello che è accaduto in Silent Hill 1. Il gioco inizia uguale, sempre il sogno, nelle stesse location, solita storia, e anche il primo boss è molto 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 simile. Ma le somiglianze in realtà finiscono qua, perché adesso, invece che essere allegramente a zonzo ed esplorare Silent Hill, siamo purtroppo in una metropolitana che non ha un significato, una simbologia ben precisa dietro, semplicemente un modo per farci procedere alla prossima area di gioco senza darci la libertà di esplorazione della città, sempre perché con il numero ridotto di lavoratori nella programmazione di Silent Hill 3, con il budget ridotto, non potevano permettersi di creare una città intera da esplorare esattamente come avveniva nei due precedenti capitoli, giusto per avvertirvi prima. Ma come vi avevo promesso nei precedenti episodi, adesso è giunto il momento di spiegarvi quasi tutto quello che possiamo scoprire, i vari significati del centro commerciale, delle location e dei vari mostri. Abbiamo visto come queste location siano in realtà molto importanti, no? Questo era ovvio. Abbiamo visto come prima location il Luna Park e subito dopo un centro commerciale, e vi ho fatto notare come questi due luoghi hanno un qualcosa in comune. In realtà hanno molte cose in comune, ma una in particolare, che era quella che ci interessa, ovvero sono entrambi luoghi di svago, di divertimento, luoghi dove gli adolescenti, soprattutto, non solo loro, ma soprattutto, vanno a passare il tempo. I ragazzi, no, in gioventù, vanno lì per divertirsi, per svagarsi e per sfogarsi. Guarda caso, la nostra Heather è appunto un adolescente. Sappiamo che gli eventi si svolgono 17 anni dopo il primo Silent Hill, quindi possiamo dedurre che Heather ha approssimativamente 17-18 anni, proprio l'età perfetta per andare ad un Luna Park e ad un centro commerciale. Questi luoghi, vedrete, inizieranno una catena che continuerà nelle aree di gioco successive, per cui questa l'approfondiremo dopo. Ma non solo. Se pensate un attimo al centro commerciale e al Luna Park, non solo sono due luoghi dove i giovani vanno a divertirsi, sono anche due luoghi estremamente consumisti. Sono due luoghi dove non è come il parco. I giovani pure vanno a divertirsi anche al parco, vanno lì, giocano a calcio, corrono, semplicemente prendono il sole, si rilassano, chiacchierano, fanno altri tipi di giochi, ok? Questi due luoghi però richiedono per forza di cose che tu vada lì e che tu spenda soldi, perché andare al centro commerciale, al Luna Park, senza spendere una lira è un po' triste, ok? È un po' deprimente, perché ti senti fuori luogo, ti senti in un posto che non rispecchia quello che stai facendo, perché per forza di cose tutto è lì, è a pagamento. Vai in un Luna Park, qualsiasi attrazione, devi pagare. Vai in un centro commerciale, in qualsiasi negozio, qualsiasi oggetto, lo devi pagare, ok? Devi spendere, devi consumare, devi mantenere in moto questa macchina allucinante, divora tutto, dell'economia. E questo si potrebbe ricollegare anche alla metafora che vi ho detto delle braccia del closer nel precedente episodio, ovvero quello che simboleggiano delle enormi buste piene di oggetti acquistati in una fase di shopping compulsivo, perché per tornare a casa con due buste del genere centro commerciale dove vendi vestiti, cose così, è vero, potrebbe anche essere cibo, ma comunque è molto probabile che simboleggi questo. Inoltre, piccola e velocissima precisazione, abbiamo parlato del ristorante dove vi ho detto che c'era il cane cucinato e che poteva essere, secondo molti, una critica alla cultura cinese. Mi sono
molto gravemente dimenticato di farvi notare che quel ristorante lì è in realtà un ristorante cinese. Se si va a vedere l'insegna fuori, c'è scritto proprio Chinese Restaurant, che purtroppo non si poteva vedere lì, ma noi c'eravamo già stati là dentro, o ci potevamo entrare, non ricordo. Comunque c'è proprio l'insegna di ristorante cinese, quindi avvalora un po' la teoria della critica alla cultura cinese del mangiare ai cani. Ma ripeto, secondo me è un altro discorso, è più un problema di censura. E perché dentro questo centro commerciale, nell'Otherworld, tutto era inverso, diciamo, no? Ogni luogo aveva sì il suo senso, ma cambiato in maniera negativa. Abbiamo visto il negozio di vestiti con il giubbotto antiproiettile, abbiamo visto il ristorante con il cane cucinato, abbiamo visto il negozio di strumenti da tortura. Ecco, se andiamo a guardare bene tutti questi elementi e li colleghiamo l'un l'altro, vediamo come questo potrebbe benissimo essere, in realtà lo è, non è un potrebbe perché anche questo è confermato, una metafora sulla transizione sull'adolescenza, dall'età preadolescenziale a quella post-adolescenziale, all'età adulta appunto, in cui tutti questi elementi diventano per noi improvvisamente importantissimi. Pensate a quando siamo piccoli, no? Prima di diventare adolescenti. Ma che ce ne frega noi dei vestiti? Ma che ce ne fregava? Quando eravamo piccoli, soprattutto quelli della mia età, adesso già è un po' più cambiata la cosa, ma siamo più o meno sempre lì. Quando avevamo 12 anni, per esempio, 12, 13 anni, 10 anni, 11 anni, ma che ce ne fregava di come eravamo vestiti? Cioè, noi andavamo vestiti nelle peggio maniere ed eravamo felici proprio per essere vestiti nelle peggio maniere, così ci potevamo sporcare, strappare tutto, giocando, facendo casino, divertirci un mondo. E quando i genitori ci vestivano per bene, soprattutto la mamma, che è sempre lei che ci tiene a vestirti per bene, quando ti vestiva per bene la sentivi come una costrizione, come una cosa negativa, perché oddio, dovevi stare attento a non ti sporcare le ginocchia giocando a calcio con gli amici o a pallavolo o a quello che facevi, e non potevi fare quello, quell'altro, perché lo sciupavi. Era una cosa negativa vestirsi bene, ok? Andare al ristorante, che palle, ma vi ricordate che palle? Era pallosissimo andare al ristorante, tipo con i genitori, con le cose, con gli amichetti. Non andavi al ristorante, capito? Andavi in un luogo più divertente a mangiare, capito? In qualcosa, non andavi al ristorante. Al massimo andavi a prenderti una pizza veloce e via, fuori di nuovo a far casino. La stessa cosa, il centro commerciale, ok? Non è una cosa piacevole quando si è piccoli andare al centro commerciale, a meno che non si va tipo dove ci sono i giochi, i giocattoli, cose così, ma anche lì è giusto per prendere, fare, vedere quello che è, non è che proprio andiamo a passare tempo al centro commerciale. Quando poi invece si inizia a cambiare, si inizia ad arrivare all'età adulta, tutto questo cambia. Quando si va a mangiare fuori, andiamo a mangiare al ristorante. I vestiti diventano una cosa importantissima perché diventano l'immagine che tu dai di te agli altri, ok? Diventano il tuo simbolo sociale, diventano la tua maschera, se così vogliamo, dietro cui molte persone si nascondono. Da lì nasce anche in parte, è una delle motivazioni per cui nasce il desiderio, la necessità potente di blindarsi come un'armatura con vestiti firmati, con prezzi spropositati per la qualità degli stessi, che in realtà hanno un uso molto, molto funzionale, perché spesso si dice: perché ti metti, che ne so, quel vestito lì, quella maglietta di Dolce Gabbana che costa 200 euro ed è uguale alla maglietta di cotone che puoi comprare al mercato per 5 euro, semplicemente perché c'è scritto Dolce Gabbana? È una stupidità, è inutile. È vero, in parte lo è, in parte è inutile, perché, come abbiamo detto, lo scopo della maglietta è quello di tenerti al caldo e lo stesso risultato lo potresti ottenere con una maglietta da 5 euro invece che con una da 200, che è uguale, identica, a parte per quel logo che sta lì davanti. Ma se si pensa così, in realtà si pecca, purtroppo, di superficialità, perché noi stiamo analizzando semplicemente l'aspetto fisico, ok, materiale, pratico, del vestito, del capo da indossare, e stiamo trascurando completamente il lato sociale del vestirsi. Avere una maglietta di gran valore manda un messaggio potente a tutti quelli che ci circondano, ci serve in alcuni casi per integrarci in un determinato ambiente da cui saremmo esclusi altrimenti. È quindi molto importante, è qui che gli adolescenti, dove nel periodo adolescenziale si inizia ad avere bisogno di aggregarsi, di diventare un
parte di un qualcosa, no? E da lì nasce il classico gruppo di amici che si ha nel periodo adolescenziale. Si entra in gruppi, si entra in congregazioni, sia sociali dal punto di vista di amicizia che sociali dal punto di vista della società, appunto. Si inizia ad identificare noi stessi come appartenente a una determinata categoria e purtroppo noi oggi ancora abbiamo le categorie sociali, no? Subito addocchiamo, da come sono vestiti, da come si comportano le persone, capiamo subito in quale categoria stanno, se sono quelli più i classici, no? I più fighetti, quelli più vestiti bene, con la famiglia magari benestante, perché è ovvio che un adolescente i vestiti da 1.000 euro addosso non è che se li è guadagnati, perché un adolescente non campa delle proprie fatiche, sfrutta quella dei genitori. Quindi già se vediamo un ragazzino di 17 anni con 1.000 euro addosso, sappiamo automaticamente che la famiglia è benestante. Questo ha un valore aggiunto, stai comunicando al mondo intero che tu e la tua famiglia siete in una posizione sociale elevata, cosa che ti comporta determinati vantaggi a livello indiretto con gli altri, ok? Capite? È una cosa importante il vestirsi, che acquista però di valore semplicemente solamente dopo, durante e dopo l'adolescenza, lo stesso come vi dicevo per il ristorante, eccetera, eccetera. Tutti questi valori, che sono sì in realtà importanti, però vanno a crearci una bellissima gabbia dorata, quella che viene proprio sempre definita gabbia dorata, ovvero una gabbia che ci preclude, ci rinchiude, ma che essendo dorata è bella, ci fa stare bene, ci fa sentire al sicuro, ci toglie ogni preoccupazione, ma rimane pur sempre una gabbia che ci rinchiude. Ecco il significato del negozio di gabbie e strumenti da tortura, cose con cui noi ci facciamo del male, perché se ci pensate, per esempio questa è una citazione buddista, come gli ideogrammi marchiati sulla testa dei closer, e questo dovrebbe far riflettere sul perché ci sono quegli ideogrammi marchiati sulla testa dei closer, come dice la cultura buddista, il segreto della felicità è il non desiderare, il non avere bisogno, il non sentire bisogno delle cose. Se tu riesci a raggiungere questo stato d'animo, perché è un vero e proprio stato d'animo, si può raggiungere solamente così la felicità. Si può davvero essere liberi e felici, perché la felicità la si può sperimentare davvero nella libertà vera, ma non la libertà di uscire, di andare in giro, di fare quello che vuoi. La vera libertà di essere se stessi, capite? In cui di non essere costretti ad indossare per forza una maglietta da 200 euro per essere tranquilli e non sentirsi a disagio in mezzo alle persone. Quella è la libertà personale, ok? Se si riesce a raggiungere il livello di non desiderare, non sentire bisogno di altro, si può raggiungere la vera felicità. Se questo non accade, iniziamo ad adagiarci, a sistemarci comodi dentro questa gabbia dorata, che è sì bella, ma ci costringe, ci tortura tutti i giorni per il resto della nostra vita, anche se non ce ne rendiamo conto, anzi arriviamo al punto di non rendercene più conto di questa tortura interna. Questo è il motivo di quel negozio di tortura, questo è il messaggio che stavano lanciando: ci stiamo e vi state torturando da soli. Perché? Perché Silent Hill è un gioco che più giapponese di così non si può, e i giapponesi sono grandissimi estimatori della cultura buddista, cosa che purtroppo oggi sta andando a spegnersi anche in Giappone, ma rimane comunque uno dei popoli insieme all'India dove la cultura buddista è in predominanza, diciamo. Ed è veramente, veramente bello questo messaggio, inserito in questa maniera poi così sopraffina, ma che vedrete andrà ad espandersi ancora di più, andando avanti. Ma parliamo dei nemici, abbiamo già parlato dei closer, del fatto che avessero quella scritta sulla testa, e possiamo cominciare a capire perché, lo capite da soli. Abbiamo visto poi Numbody. Cos'erano quei Numbody? Vi ho fatto notare come se fossero dei corpi, tipo una specie di feti poco sviluppati, no? Sembravano tipo dei girini, cuccioli di rana, quando iniziano a fare la metamorfosi, che diventano poi piano piano ranocchie, mettono le gambe, le zampette, gli rimane la codina che poi si ritrae, scompare del tutto e diventano rane. Sembravano una cosa del genere, quindi una specie di cucciolo sottosviluppato, una specie di feto in via di sviluppo, con delle caratteristiche però molto particolari. Già questo ovviamente rimanda
al tema della gravidanza, della riproduzione, comunque della nascita, dei figli, eccetera, eccetera, che vediamo onnipresente in quest'opera. Ma se guardiamo bene un Nambody, possiamo vedere innanzitutto la sua testa, che anche quella non passa inosservata. La testa del Nambody io l'ho sempre trovata particolarmente inquietante, perché è ovviamente palesemente identica alla cervice uterina, che è una parte che sta all'interno sempre dell'organo riproduttivo femminile. È identica, ragazzi, e fa veramente impressione. Non lo so, a me disturba molto la testa del Nambody. Ma non finisce qui, perché se andate a guardare il corpo del Nambody, le texture proprio che sono applicate sul modello, vedete che è di un bianco, un pallore, comunque un colore strano, non sano, palesemente, con delle venature nere, violacee, rossastre, ok? Che rimandano a una malattia che colpisce i feti durante la gravidanza, che poi si protrae anche dopo la nascita, che è l'ittiosi arlecchino. E qui, se non la conoscete e non ne avete mai sentito parlare, io vi sconsiglio di googolare il nome di ittiosi arlecchino per guardare le immagini, perché sono veramente disturbanti, sono immagini mediche ovviamente di questa malattia reale, ed è veramente terribile da vedere, soprattutto su dei neonati umani, è proprio brutto, cioè potrebbe urtare la vostra sensibilità, è proprio una scena balorda. Quindi se non avete lo stomaco proprio bello forte, evitate di andare a googolare questa roba, perché io vi avverto, poi fate come volete, potrebbe darvi fastidio. Comunque anche qui una malattia genetica che colpisce il feto durante la gravidanza e che si protrae anche dopo la nascita. Anche qui abbiamo di nuovo mille tematiche: gravidanza, parto, nascita e tutte le varie problematiche che lo riguardano. Abbiamo visto orca miseria, i nomi, ragazzi, è un problema, i pendulum mi pare che si chiamano, quella specie di vesponi che volano, no? E ci attaccano volando dall'alto, che se li guardate bene in realtà non sono affatto vesponi, ma sono due persone con il busto troncato e collegate l'una sotto all'altro. Qui proprio le metafore, le simbologie si sprecano, perché potrebbe veramente significare una quantità di cose assurda. La più accreditata, anzi, le due teorie, ve ne voglio citare due, non tante, più accreditate sono quelle della dualità di Heather, ovvero avete presente che lei non ricorda in realtà quello che è, lei non ricorda di essere la scissione, o se vogliamo riunione, di due entità, Alessa e Cheryl. Però sotto sotto, dentro di sé, inconsciamente, lo sente, lo sa, lo prova, e quel nemico lì potrebbe essere la manifestazione del suo inconscio, di questa dualità, una parte sopra, una parte sotto, come in cielo, così in terra, come si suol dire sempre in tutti i lati, solve et coagula, come sta nel Baphomet, nelle braccia del Baphomet, questi tutti discorsi che abbiamo visto in Silent Hill 1, e rappresenta appunto la dualità eterna della vita, la vita e la morte, il caldo e il freddo, la luce e l'oscurità, eccetera eccetera. Ma anche in questo caso Alessa e Cheryl riunite in un'unica entità, che è Heather, oppure scisse completamente e che sono diventate una nuova entità Heather. Questo non si sa, non si può dire, è molto confuso sta storia della riunione e scissione delle due entità in Heather, non viene proprio spiegato benissimo, vedremo anche in futuro poi meglio. Oppure potrebbero anche quelli palesemente significare una metafora della nascita, perché se vedete la parte sopra attaccata, è un essere umano, no? In alto, attaccato un altro essere umano di sotto a testa in giù. Quando la donna partorisce, partorisce ovviamente da sotto e il bambino nasce a testa in giù. Ci siamo, avete visto tutti, credo, un parto a quest'età qua, saprete come avviene il parto, quindi è palesemente anche quello, potrebbe essere una rimembranza della nascita, del parto, della riproduzione umana, quindi è un po' confuso. Ci sono anche molte altre teorie che però secondo me sono poco, veramente poco rilevanti, quindi preferisco tralasciarle, non citarle. Se poi vi interessa potete approfondire l'argomento da soli andando a frugare nei vari forum ufficiali di Silent Hill, Reddit, eccetera eccetera, la wiki, ma la wiki non gli date troppo credito, evitate la wiki, perché non c'è discussione nella wiki, capite? È semplicemente qualcuno a caso che scrive cose e tu lo leggi, non c'è discussione, non c'è negazione dell'accaduto. Quindi
Detto questo, possiamo passare al più interessante di tutti, lo split worm, quel vermone che io vi ho detto guardatelo bene, anche qui era, ora che sapete tutte queste cose, è palese, non c'è bisogno che approfondisco io, era praticamente l'immagine genitale per eccellenza, perché rappresentava al tempo stesso sia l'organo riproduttivo maschile, quando era chiuso era palesemente un pene, ragazzi, ma proprio palesemente, mentre invece poi si apriva esattamente come si apriva l'organo riproduttivo femminile, uguale, uguale. E lì c'è un'altra cosa divertente, perché all'interno, nella parte in cui si apriva, all'interno aveva una bocca dentata. E qui rimanda a una fiaba, se vogliamo una storia, ecco, più che fiaba, una leggenda folcloristica che, guarda caso, la possiamo vedere in praticamente tutto il mondo, quella della vagina dentata, appunto, la vagina con i denti, che lo so, vi farà ridere, ragazzi, ma in realtà è una storia che è interessante perché è nata in tutto il mondo, cioè la possiamo trovare sia per esempio in Europa, nell'antichità, così come nel Sud America, nell'antichità, quando noi ancora non l'avevamo scoperto, il Sud America, quindi non è possibile che li abbiamo influenzati noi, ok? È una cosa che è nata spontaneamente, così come in Asia, per esempio la possiamo trovare nella cultura indù, la possiamo trovare nella cultura Shinto, in Giappone, la possiamo trovare, come vi dicevo, in Sud America, nelle varie culture sudamericane, in Sudafrica, cioè in tantissimi posti, veramente in tantissimi posti. Ed è una cosa particolare perché era una storia, una specie di fiaba, no? Come si usava a raccontare ai bambini tanto tempo fa, per insegnargli con la paura, perché quello era il vero scopo delle fiabe, no? Insegnare con la paura. Le fiabe di un tempo, come abbiamo imparato in Silent Hill 2, erano tutt'altro che belle, allegre, vissero tutti felici e contenti come ce le hanno cambiate oggi. Sono state cambiate le fiabe nel corso del tempo per essere più delicate, ok, e meno brutali, ma le fiabe prima erano veramente una batosta tra il capo e il collo, erano praticamente delle storie horror, ok, che venivano raccontate ai bambini apposta per spaventarli e far sì che loro avessero paura di un qualcosa e ne stessero alla larga. In questo caso, la vagina dentata, lo so che sembra buffo, ma era proprio una di queste fiabe che serviva a mettere in guardia i maschi, perché i maschi hanno proprio una pulsione fisica potentissima verso la riproduzione, l'accoppiamento, cosa che è difficile resistere, ok? Si dice spesso che i maschi pensano con l'organo genitale, perché davvero, quando ti parte il cervello, proprio ti parte, tu non capisci più niente, è una cosa biologica, non puoi farci nulla, e questo portava a varie problematiche, soprattutto in passato, in cui non esisteva l'uso dei preservativi, perché le malattie veneree, le malattie sessualmente trasmissibili, non esistono solo oggi, sono sempre esistite, ok? È vero che l'AIDS ha avuto un'evoluzione incredibile negli anni 80-90, ma c'è sempre stata, se non c'era l'AIDS c'era la sifilide e tante altre brutte cose che potevi avere tramite il sesso, insomma. E quindi si raccontava questa fiaba per scoraggiare i maschi, i bambini maschi, durante la crescita, ad avere rapporti sessuali con donne che non conoscessero approfonditamente, perché quella lì potrebbe avere la vagina dentata che ovviamente te lo mangiava, ok? Ed eri fottuto per il resto della tua vita. I bambini venivano spaventati a morte, crescevano con questa specie di paura che in alcuni casi aiutava ad evitare il sesso occasionale con donne che non si conoscevano. Al tempo stesso veniva usata anche per cercare di limitare il più possibile lo stupro, perché durante una violenza sessuale, sì, la femmina è più debole del maschio, il maschio ha quella forza fisica che gli permette di sottomettere in tutti i sensi la femmina, e lei non può fare assolutamente niente, è proprio alla mercé totale del maschio, ma in quel caso, se tu eri cresciuto con quella storia e ci credevi, perché oggi vi parerà assurdo credere a una fiaba del genere, ma ai tempi con l'ignoranza si credeva a cose assurde, e questo era molto meno assurdo di tante altre cose che si raccontavano a quei tempi a cui la gente credeva, tu rimanevi con la paranoia di dire ok, io questa magari la posso sottomettere fisicamente, la posso violentare, ma se quella poi c'ha i denti, non ci puoi fare niente, capite? Addio, zac, è un secondo, è finita. E quindi serviva davvero, in parte, a prevenire lo stupro. Ed è molto interessante che il primo boss, in un titolo che fa delle sue tematiche molto particolari in questa maniera, il primo boss fosse proprio la vagina dentata, nonché la rappresentazione di entrambi gli organi riproduttivi umani.
molto 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 bello, molto molto adulto, ovviamente, perché questi sono ovviamente tutti discorsi abbastanza adulti che non si possono capire quando si è piccoli. E pensate ai ragazzini dei tempi che hanno giocato Silent Hill 3, che erano, che ne so, dodicenni, insomma, non le capivano tutte queste cose, ok? E quindi non credo di avere altro da dirvi riguardo tutta questa faccenda, perché abbiamo capito benissimo come tutta questa storia giri intorno a queste tematiche e come tutto rappresenti questo. Quindi d'ora in avanti vi sarà più facile capire tutte le varie simbologie dei nuovi nemici che andremo a vedere, delle nuove locazioni. L'ho fatto apposta, ve l'ho detto. Non è mai successo nelle due precedenti serie di Silent Hill che io mi dilungassi così tanto in una spiegazione nei primi episodi. L'ho fatto sempre solo alla fine, perché là era un po' più facile, c'era più divertimento nel capire. Qua è proprio più complesso. Con questa spintina che vi ho dato io adesso, vedrete, vi divertirete di più a buttarvi in interpretazioni e in analisi di ciò che andremo a vedere. Quindi ho dedicato apposta un episodio a questa cosa. Noi ci fermiamo qua e concludiamo l'episodio qui, perché dato che molti di voi apprezzano gli spiegoni, i racconti, le spiegazioni, le interpretazioni, ma molti altri no, in questa maniera hanno la possibilità di saltare questo episodio e proseguire nel gameplay senza stare ad ascoltare me che parlo mentre guardiamo in faccia Eder. Detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio, dove continueremo con il nostro gameplay. Alla prossima.